Allora, per questo nuovo video utilizzerò queste carte che io trovo dolcissime, gli Everyday Witch Tarot, sempre nella versione mini, come vi ho fatto anche vedere ieri. Veramente molto belle queste carte, sono carinissime e, come vi ho detto anche appunto ieri per l'altro mazzo, sono carte talmente piccoline che, come vedete, ci stanno in una mano e chiaramente si possono portare comunque anche in giro volendo, no? Cosa che noi tarologhi spesso facciamo, è vero, è vero, è vero, ce le portiamo anche in vacanza. Allora, la domanda a cui risponderò oggi è questa: è stato un mio grande amore? Non lo sento da un po' di tempo, ma so, grazie ai social, grazie ad amici in comune, grazie a informazioni, eccetera, che pare essere felice, probabilmente con una nuova compagna. Ma è la verità? Come sta realmente dentro? Mi pensa ancora? Cosa c'è di vero in questa sua presunta felicità? Anche questa è una domanda che mi è stata fatta già più e più volte, da amiche, clienti, eccetera. In realtà, chiunque si sintonizza in questo momento su questo canale che incappi in questo video e chiunque viva quindi una situazione del genere, cioè che abbia un grande amore ormai lontano da tempo, ma che comunque permane nei propri ricordi, anche nel proprio cuore, se vogliamo, ecco, chiunque può guardare questo video ed ascoltare quello che ha da dire. Il mio solito metodo ormai lo conoscete, 7 più 1, le mie 8 carte, dove il più uno sta per la carta più importante, ossia il consiglio dei tarocchi. Cosa ci consigliano di fare? Procedo a mescolare le carte. Allora, iniziamo a girare le carte. Oh. Intanto ingrandisco un po' l'immagine in modo che le possiate vedere meglio. Allora, nella prima posizione, ossia nella posizione del presente, tra voi e questa persona che vi sta tanto nel cuore, c'è la regina di denari. La regina di denari solitamente negli arcani minori rappresenta proprio una compagna ufficiale, rappresenta la moglie, la fidanzata, quella
Quindi molto probabilmente o questa persona si è sposata oppure sta per convolare a nozze. Comunque qui c'è tra di voi una figura ufficiale. Solitamente sappiamo che tra gli arcani minori la regina di denari non è indicata come la consultante, bensì è indicata come una compagna di tipo ufficiale, quindi lui ha al suo fianco già una presenza stabile, ufficiale. Solitamente i denari rappresentano tempi lunghi, quindi evidentemente è una compagna che lui ha da tempo, è una presenza stabile, ben radicata nella sua vita. È una donna che lo aiuta anche economicamente o che fa parte del suo entourage professionale. È una donna che lo sta aiutando nel suo lavoro o che fa parte proprio del suo, ad esempio, gruppo di lavoro. La regina di denari, quindi, è una donna molto attaccata ai beni materiali, a tutto ciò che è benessere del loro rapporto. Quindi non è che c'è un legame d'amore o di passione. È un SPA, eh? Ok? Come se fosse una società per azioni, diciamo. Quindi non è un rapporto basato su grandi sentimenti, una grande passione. Quindi purtroppo effettivamente tra voi e questa persona si interpone proprio una regina di denari. A favore, ok, quindi quali sono gli aspetti positivi che in qualche modo fanno parte della vita del vostro ex? Cosa c'è di buono nella sua vita? Beh, direi il 7 di coppe. Ora, io non so se questa persona sia o meno un adone, però effettivamente col 7 di coppe mi sta ad indicare che è un ragazzo piuttosto corteggiato. Quindi è una persona che ha più opportunità a disposizione, anche perché abbiamo visto che il rapporto con questa regina di denari non è un rapporto propriamente soddisfacente da un punto di vista emotivo e passionale, bensì ha un rapporto molto più diciamo concreto e freddo. Di conseguenza, lui evidentemente cerca emozioni altrove, quindi ha più opportunità. Vedete questa streghetta che è in questo negozio dove sceglie tra le tante coppe. Il pensiero di lui. Lui vi pensa ancora, e qui abbiamo un paggio di coppe. Come dire di no? Ma direi proprio di sì. Anzi, vi dirò di più: come paggio di coppe, il fante di coppe, questa è una persona che in realtà sta pensando di farsi avanti con un messaggio, con una telefonata, con qualcosa di molto piccolo, ripeto, può essere anche un like su una foto, ok? È comunque una persona che con voi non vuole perdere il contatto. Ora, io non so quanto tempo possa essere passato, però parlo per esperienza personale. Mi è capitato, mi sono capitati, quindi più di uno, ritorni di persone che io non sentivo e non vedevo anche da 2 o 3 anni. Quindi non è vero che se passa un tot di mesi non ci può più essere o è difficile che ci sia ancora dell'interesse. Mi dispiace, ma assolutamente non è così. Ok? Ci sono anche delle persone che riescono a mantenere un interesse importante per un'altra persona per lunghissimo tempo. Esattamente come voi state pensando ancora a lui, proprio perché
è stata una persona importante per voi, anche lui sta facendo la stessa cosa. Questa è una cosa carina, secondo me, che in qualche modo vi può gratificare. Vedete questo paggio che si sta accingendo a completare la sua opera, perché qui i pennelli ci sono, no? Sono tutti a terra, evidentemente. Deve aver sprecato già o utilizzato parecchio colore per dipingere. Quindi è come se in realtà lui stesse già da tempo pensando di scrivervi, ma vuole cercare e trovare il momento giusto, la condizione ideale. Magari sta completando da tempo il messaggio da scrivervi. Molte persone molto timide, ma anche insicure. Scrivono un messaggio e poi lo cancellano, scrivono e cancellano, oppure magari lo scrivono, lo lasciano lì, poi man mano che passa tempo continuano il messaggio, ne completano il significato. Ecco, questo è un po' quello che mi rimanda a questo paggio di coppe, quindi assolutamente sì, vi sta anche lui pensando. Allora, che cosa però c'è di negativo nella vita di lui? Il 3 di bastoni. Che cosa significa? Il 3 di bastoni è una carta che rappresenta solitamente l'attesa che qualcosa si muova, l'avanzamento dei frutti, che essendo in posizione negativa, evidentemente non arrivano. Cioè, evidentemente, secondo me, lui sta aspettando il momento giusto per agire, come vi ho detto prima, però non riesce a trovare il momento perfetto, magari, per evitare il controllo della regina di denari. Evidentemente, questa persona, come vi ho già detto e poi vi spiegherò perché poi la stesa prosegue e si vede chiaramente, questa persona non è felice, ok? Perché va a cercare emozioni altrove rispetto alla regina di denari. Quindi che cosa significa? Che, e poi ha ancora voi nel cuore, quindi non è una persona felice. Molto probabilmente sta magari aspettando un avanzamento nella carriera, perché magari lei può essere il suo capo, può essere una collega influente e magari sta aspettando un avanzamento per potersi liberare da questo legame che ha con lei, perché magari è proprio questo che li tiene legati, solo questo. Però purtroppo, evidentemente è un'attesa un po' infruttuosa perché ci sono troppi rallentamenti, non si stanno muovendo le cose così come evidentemente lui vorrebbe e tra l'altro si sente anche privo di aiuti. È come se si sentisse un po' solo in questa situazione. Difatti, la logica dei tarocchi è allucinante. Il suo ambiente esterno è dato da questa carta, che è il 4 di coppe. Ossia, una persona annoiata, una persona stanca, che non vede grosse opportunità, che non vede aiuti, cioè l'ambiente esterno in realtà è troppo per lui. Troppo stabile, evidentemente una persona che ha voglia di evadere, lo abbiamo visto, cerca degli svaghi altrove, ha ancora voi nel cuore. Questa donna ha impostato il rapporto con lui in maniera troppo statica, troppo noiosa, troppo forse anche fredda. Quindi lui in questo momento è in piena apatia e non vede molte vie di uscita. Vedete quest'uomo che si concentra solo sulle coppe vuote che ha davanti a sé. Non vede che qui dietro ci può essere qualcosa di buono e nuovo che gli arriva. Quindi lui è concentrato molto sugli aspetti negativi della sua situazione. Vedete, ad esempio, sul 3 di bastoni, su questa attesa che
che per lui è eterna, perché evidentemente gli pesa. Perché lui mi viene mentalmente come un paggio, quindi una persona che vorrebbe agire in maniera più tranquilla, più serena, più impulsiva, ma evidentemente ha le mani legate e non ha aiuti, perché l'ambiente esterno non lo aiuta. Ecco perché cerca emozioni altrove. Guardate la logicità di questa stesa, è incredibile. Che rapporto c'è in questo momento tra lui e voi? Il 5 di spade. In questo momento non vi state sentendo, quindi questa è la stesa di coloro che, come ho già detto anche all'inizio, non hanno rapporti neanche epistolari da un bel po' di tempo, o comunque da un po'. In realtà è una carta di spade, quindi rappresenta pensieri, tutto ciò che è il mentale. Quindi è come se in qualche modo ci fossero dei nemici. I cinque rappresentano i conflitti con più persone o tra più persone. Quindi è come se in questo momento ci fossero dei nemici che non si riescono a vincere, avere le mani legate. E in questo modo non si va da nessuna parte, quindi è come se fosse una lotta senza né vincitori né vinti, il 5 di spade, dove gli sforzi non vengono premiati, dove sì, ci si pensa, ma anche con un po' di rancore, perché il 5 di spade rappresenta anche un conflitto tra le due persone in questo caso. È come se ci si manipolasse a distanza. Per esempio, magari questa persona dice: ok, io non posso scriverti, vediamo se lo fai tu per prima, ad esempio, no? C'è un po' un senso di prevaricazione, ok, tra voi due. Cioè, il clima evidentemente non si è interrotto in maniera pacifica, in questo caso. Eccola qui, la carta più importante. Ed è la carta del consiglio, cioè che cosa consigliano a voi che state facendo e state guardando questa stesa in questa situazione? Beh, il 10 di bastoni, ossia vivere la propria vita verso nuove forme di esperienza e di esistenza. Gettare via tutti i pesi che arrivano dal passato, tutti i progetti che fino ad ora si sono arenati, per vivere con energia i propri nuovi desideri. Quindi in realtà è una carta di trasformazione. Di cercare di risolvere mentalmente tutte le questioni che per voi sono rimaste in sospeso, quindi tutti i pesi che hanno reso la vostra vita più pesante, i vostri pensieri, il vostro cuore, di abbandonare questi pesi, di procedere verso la vostra meta, verso ciò che per voi è una vera realizzazione, realizzarvi professionalmente, economicamente, sentimentalmente, verso però nuove esperienze. Quindi non concentratevi su quello che nel passato non è andato. Non concentratevi sulle sconfitte, bensì andate avanti. Vedete cosa sta facendo questa giovane con questo gatto sulla spalla e sta portando tutte queste scope, no? Lo sta facendo su un terreno ripido, quindi un passato che è stato pesante. Ebbene, lei sta andando avanti, va avanti fino ad arrivare alla cima. Quindi andate avanti,
per la vostra vita. Perché poi, una volta arrivati in cima, voi potrete abbandonare questo peso, questo fardello e vivere da vittoriosi. Quindi attenzione a portarsi dietro troppo, evidentemente, questi pensieri. Non pensateci troppo, dicono le carte. Perché? Perché voi siete quasi arrivati al traguardo, è un 10. Voi siete quasi arrivati alla vittoria, quindi a vincere tutti i nemici, magari anche lei. Tutte le difficoltà le vincerete. Di conseguenza non state a pensarci troppo, procedete lungo il vostro cammino perché la vittoria è vicina. Quindi fate come questa streghetta. Procedete fino ad arrivare alla fine del vostro percorso e poi abbandonate tutti i pesi. Ripeto, evidentemente le carte stanno rilevando, per il principio di sincronicità, un vostro pensiero forse a volte un po' troppo costante nei confronti di questa persona, forse influenza magari anche inavvertitamente, inconsciamente, delle vostre scelte, magari sentimentali, perché magari siete ancora legati comunque a una piccola speranza. Ecco, le carte dicono no. Lasciate indietro i pesi del passato, perché solo così potrete avere le energie sufficienti. Una volta che lei abbandona e lascia giù questo grosso peso, lei poi si sentirà rinvigorita. Ecco, questo dovete fare. E difatti, come carta risultante abbiamo il 4 di spade. Il 4 di spade rappresenta una persona che ha bisogno di riposo. Una persona che ha bisogno di riprendersi da delle esperienze del passato che probabilmente l'hanno stancata. Vedete il 10 di bastoni? Che l'hanno delusa. Nel 4 di spade c'è proprio bisogno di recuperare le proprie forze, le proprie energie per risanare delle ferite. Bisogna attendere tempi migliori. Quindi le carte dicono, in questo momento molto probabilmente lui farà ancora fatica a tornare o a farsi sentire. Lo vuole fare, ma in questo momento, dicono le carte, non è il momento giusto, vedete? Il 4 di spade è una carta che indica non una chiusura, ma un piccolo blocco. In questo momento, evidentemente, non è da farsi questa cosa. Non può accadere. Non sarebbe nel momento giusto se anche voi, ad esempio, cercaste di forzare la situazione, magari mandandogli voi un messaggio. Ecco, non sarebbe la cosa giusta da fare. Perché? Perché la situazione tenderà lentamente a migliorare. Dopo il riposo c'è il risveglio, no? Io dormo e alla mattina mi sveglio, in teoria più in forze. Quindi non bisogna forzare i tempi e saper attendere serenamente, perché dopo questo periodo di isolamento, di distacco, ok? Dopo questa, chiamiamola convalescenza, dai, un po' lenta effettivamente, in realtà però c'è una guarigione, giungerà tutto al termine e voi proverete una sorprendente sensazione di sollievo, dove tutti i nemici finalmente saranno vinti. Guardate come queste due carte sono similari nei significati, in questo caso 10 di bastoni e il 4 di spade. La fatica e il necessario riposo. Io lo ripeto sempre, poi ditemi se i tarocchi non rispondono alle nostre reali domande.
Quindi c'è ancora un peso, ci sono ancora troppi pesi. Per ora bisogna lasciare la situazione evolvere in questo modo. C'è ancora un po' di attesa, ma poi la situazione si sbloccherà e probabilmente appunto lui si farà sentire. Ma evidentemente queste catene che lo tengono legato a questa donna che è venuta come prima carta, quindi una donna la cui presenza influenza tutta la stesa, evidentemente le sue catene o verranno spezzate o semplicemente allentate. Ma c'è ancora un po' di attesa, un'attesa che però, vi ripeto, non è inutile, bensì è fruttuosa. Fruttuosa anche in questo caso per risolvere e cancellare dalla propria memoria magari dei piccoli rancori. Abbiamo visto che evidentemente la vostra storia non si è chiusa in maniera molto pacifica. C'è ancora, con questo 5 di spade, del rancore. Qualcosa che ci si rimprovera l'uno all'altra. Ecco, questo riposo serve anche a questo. Serve anche per assumersi delle responsabilità. Per dire, ok, io ho sbagliato, lui ha sbagliato, abbiamo sbagliato entrambi. Per mandare giù magari qualche offesa di troppo, qualche ferita di troppo. Quindi in questo momento c'è proprio la necessità di cercare spazio nelle regioni del proprio spirito, in modo che si possa poi ritornare in una situazione, come vi dicevo, di maggior pace, cancellando tutti i pesi, tutto ciò che non è andato bene. E qui di cose che non vanno bene nella vita, soprattutto sua, del lui in questione, ce ne sono parecchie. D'accordo? Con questo quindi termino questa stesa.